Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la grande storia di Roma, la rubrica in cui cercheremo di ripercorrere tutta la storia romana dalla fondazione della città fino alla deposizione dell'ultimo imperatore romano d'occidente, Romolo Augustolo. Nello scorso video, che se non avete visto potete recuperare cliccando qui sulla mia mano, abbiamo visto quali erano le principali differenze tra patrizi e plebei e seguito tutto l'iter che ha portato, almeno su carta, alla parificazione dei diritti di tutti i cittadini romani. In questo video invece andremo a vedere quali sono stati i primi passi e con quali strumenti la Roma repubblicana ha compiuto le sue prime conquiste. Prima di fare tutto questo è opportuno spendere alcune parole a proposito del Fedus Cassianum. Si tratta di una sorta di alleanza, un patto stipulato tra Roma e le varie popolazioni latine, il gruppo etnico a cui appartenevano anche i romani, che si trovavano tra il fiume Tevere e i colli Albini. Durante il periodo monarchico e soprattutto durante il regno dei Tarquini, ovvero degli ultimi tre re di Roma, Roma è emersa sulle altre popolazioni latine occupando una posizione di rilievo e di dominanza e approfittando del vuoto di potere e dell'instabilità politica della Roma dei primissimi anni della Repubblica, le varie popolazioni latine iniziarono a provocare alcune rivolte nel tentativo di emanciparsi e conseguenza di questi moti fu la battaglia del lago Regillo, che si è combattuta tra il 499 e il 496, non si hanno indicazioni precise a proposito dell'anno, e che vide contrapporsi da una parte i latini e dall'altra Roma. Da questa battaglia non emersero né vincitori né vinti e venne stipulato un patto, appunto il Fedus Cassianum, nella quale si andava a stabilire che Roma e i latini avrebbero dovuto prestare soccorso in caso uno dei due schieramenti fosse stato attaccato da una potenza esterna. Inoltre si vietava sia a Roma che ai latini di prestare soccorso a potenze che attaccavano l'una o l'altra fazione. Detto più semplicemente, si andava a stipulare un'alleanza militare per la quale potevano intervenire i romani in difesa dei latini e i latini in difesa di Roma, ma non potevano allearsi i latini con nemici di Roma né Roma con nemici dei latini. E sempre all'interno del Fedus Cassianum vennero stabilite alcune clausole commerciali, ma l'elemento più interessante e credo più importante di tutto il Fedus Cassianum riguarda la divisione dei bottini. Questo doveva essere diviso al 50% tra Roma e i latini, e detto così può sembrare un accordo abbastanza equo. In realtà era tutt'altro che equo, visto che metà del bottino andava a Roma e l'altra metà andava divisa tra tutte le popolazioni latine. E questo è molto importante non tanto per la questione tesori e oro, ma per la questione terre, visto che dopo una conquista metà dei territori conquistati andava a Roma e l'altra metà andava divisa alle varie popolazioni latine. Di conseguenza Roma si ritrovava ad avere sempre più terre sotto il suo controllo ed espandere il suo dominio un po' alla volta in tutto l'odierno Lazio. E ultima nota a proposito del Fedus Cassianum: questo resterà in vigore fino al 336, quando verrà sciolto per via di tradimento da parte dei latini, i quali dopo circa un secolo e mezzo si resero conto che non era per niente conveniente e che Roma stava diventando sempre più forte e potente a loro spese. Comunque, durante il periodo in cui è in vigore questo patto, Roma inizierà la sua espansione diventando sempre più potente e influente, e nel 390 a.C. compirà la sua prima grande conquista. In quest'anno, sotto la guida del tribuno militare con potestas consolare Marco Furio Camillo, Roma conquista la città di Veio. Si tratta di un'importante città-stato etrusca che sorge a pochi chilometri dai confini con Roma. Ed è per certi aspetti proprio questa vittoria a mostrare in maniera definitiva la potenza del Fedus Cassianum e risvegliare per certi aspetti i sentimenti di gloria e le ambizioni dei latini, visto che nello scontro tra Roma e Veio, Veio venne completamente abbandonata da tutte le altre città etrusche, restando quindi da sola a combattere contro Roma. Dall'altra parte Roma invece poté contare sul pieno appoggio di tutte le popolazioni latine. La conquista di Veio è considerata il primo passo verso l'espansione in tutta la penisola italica di Roma. Tuttavia questa fase espansiva sarebbe stata brevemente interrotta appena qualche anno più tardi, quando nel 396 Roma venne assediata e successivamente saccheggiata, e secondo la tradizione data alle fiamme, anche se di questo incendio non si ha alcuna traccia archeologica, dalla popolazione gallica dei Volsci. Si tratta di una popolazione gallica che risiedeva nell'area settentrionale dell'Italia e che riuscirono ad assediare e saccheggiare Roma, fondamentalmente per quello che è considerato un grande errore di Roma, ovvero tentare di fermare l'avanzata dei Volsci quando questi erano a pochissimi chilometri da Roma. Si parla di circa 11 chilometri, e successivamente, durante il saccheggio della città, secondo la tradizione questi diedero fuoco a Roma. Tuttavia di questo incendio non si avrebbe alcuna traccia archeologica, anche se proprio in questo periodo sarebbe datata la costruzione della nuova cinta muraria della città. Mentre Roma era sotto assedio, il Senato riuscì a richiamare in città Marco Furio Camillo, conquistatore di Veio, che venne nominato dittatore allo scopo di difendere
difendere la città. Tuttavia la sua missione fu un fallimento, anche se appena qualche tempo dopo i Volsci si sarebbero ritirati, molto probabilmente però perché minacciati nei loro territori di origine da varie popolazioni celtiche che, approfittando dell'assenza dell'esercito impegnato nell'assedio di Roma, iniziarono a depredare e saccheggiare i villaggi dei Volsci, i quali, una volta eliminata la minaccia nei loro territori originali, sarebbero tornati più volte a combattere contro Roma, ma negli scontri successivi, nonostante riuscirono ad ottenere anche l'appoggio di molte popolazioni latine, quando gli scontri avvennero dopo il 336, Roma riuscì comunque ad avere la meglio, in quanto negli anni che passarono tra il Sacco Gallico e i successivi scontri con i Volsci, Roma riuscì a costruire un'intera rete di città alleate e colonie al scopo difensivo, che avevano scopi, funzioni e origini differenti. E queste colonie, avamposti e città prendono il nome di municipi e comune, a seconda di quello che è il loro scopo. I municipia sono centri preesistenti che già in passato erano in contatto con Roma, sia in positivo che in negativo, e che, una volta entrati nella sfera di influenza di Roma perché ceduta la città a Roma, come è il caso di Capua, o perché conquistati, come è il caso di Veio, passarono sotto la sfera di influenza romana, mantenendo per certi aspetti una certa indipendenza per quanto riguardava la politica interna e le strutture interne della città, ma dipendendo a tutto e per tutto da Roma per quanto riguardava l'esercito, la tassazione e la politica estera. Al contrario, i comuni sono centri nuovi creati proprio da Roma e che avevano uno scopo prevalentemente difensivo. Erano infatti prevalentemente abitati da cittadini in armi che, in caso di minaccia, erano pronti ad impugnare le armi per combattere al fianco di Roma. E fu proprio grazie all'immensa rete di colonie, comuni e municipi che si vennero a creare tra il V e il IV secolo, che Roma riuscì ad ottenere una sorta di egemonia in tutto l'odierno Lazio. E con Roma ormai padrona del Lazio, che muove i primi passi verso l'espansione italica, questo video finisce qui. Come al solito, se vi è piaciuto vi invito a condividere e mettere mi piace, ed eventualmente, se avete delle domande, potete lasciarmele nei commenti qui sotto. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi su Facebook, Twitter, Google+ e Instagram. Trovate tutti i link in descrizione, e sempre in descrizione trovate il link al mio sito www.historicalhey.it, nel quale caricherò appunti, mappe concettuali e news provenienti dal mondo della storia. Grazie ancora per aver guardato, un saluto a tutti e alla prossima.